Ad Avezzano, giorno dell'operazione disinnesco da parte degli artificieri dell'esercito italiano del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma, della bomba della Seconda Guerra Mondiale di 1000 libbre, ritrovata l'11 febbraio scorso durante lo scavo di un'abitazione in via Opi all'interno di un cantiere in pieno centro città. È tutto pronto per il disinnesco? Sì, i militari stanno lavorando. Quindi adesso aspettiamo che l'area si libera tutta, così loro poi iniziano le operazioni di spoltamento per poi portare via la bomba da questo luogo per portarla dove viene brillata. Le problematiche maggiori che avete avuto? Nessuna, perché vedo che la popolazione risponde a tutte le nostre richieste, alle nostre informazioni e quindi noi siamo fiduciosi con loro che rispettano tutto quello che è stato detto. Quindi è tutto pronto? Sì, è tutto pronto e adesso aspettiamo soltanto che portino via questa bomba, questo ordigno da qui, da questo luogo e mettere in sicurezza tutta l'area e far rientrare la popolazione nelle abitazioni. Circa 20.000 residenti evacuati nel raggio di 1.481 metri, in azione 80 telecamere antisciacalli, più di 70 operatori della sicurezza e oltre 150 volontari. In base al piano comunale di protezione civile sono state 5 le aree di attesa, individuate con gazebo adibiti a punti informativi per la popolazione. Gli operatori dell'esercito sono in azione, come potete vedere dalle immagini, stanno lavorando per il disinnesco della bomba. Consisteranno nella rimozione di 2 spolette, una di naso e una di coda, che sono i congegni di attivazione dell'ordigno. Una volta messa in sicurezza la bomba, la stessa sarà trasportata in un comune limitrofo per il brillamento. Questo ha comportato un'area di sgombro di, come dicevo, di 1.481 metri di raggio dal punto del rinvenimento e una conseguente evacuazione di 20.000 abitanti. Sono stati effettuati anche dei lavori di movimento terra presso il sito, presso la cava dove verrà fatto brillare l'ordigno, con uno scavo di circa 6 metri in cui verrà posizionata la bomba d'aereo. Nove artificieri per questo tipo di attività, ma in questa attività è complessa e quindi non stanno partecipando solo artificieri ma anche diversi operatori per un totale di circa 20 persone. L'ultima bomba d'aereo che il reggimento ha disinnescato è stata proprio a Roma, in zona Cecchignola, un anno fa, ma solo se diamo un'occhiata ai numeri del 2022, su tutto il territorio nazionale sono state neutralizzate 19 bombe d'aereo.